Gioia. Ciao, allora vi è piaciuto? E niente, nel frattempo mi sono ammalato, ma adesso sto un po' meglio, sono uscito di casa perché domani devo partire e quindi niente, mi voglio abituare al freddo. Quindi sono stato a casa e ho montato il video perché una tastiera di qualche anno fa, una tastiera di una generazione di Korg, quella delle tastiere che rompevano tutto, spaccavano gli impianti. Interessante, avete sentito, ci si fa un po' di tutto, poi lì prevalentemente ho fatto batterie e sintetizzatori, ma è molto forte per quello che riguarda gli archi, dei brass e tutte quelle cose lì. Quindi utilissima, chiaro, non ci si fanno dei bellissimi pianoforti piuttosto che. Però il Rhodes l'avete sentito, insomma, qualche modo si porta a casa. Ci si fa un po' di tutto. Il fatto che suoni così bene, secondo me, dipende molto dal fatto che non ha delle catene effetti complesse, nel senso che fondamentalmente si possono utilizzare solamente un effetto più un master effect, quindi quella cosa lì lascia una pulizia che secondo me funziona. Molte delle tastiere di quell'epoca le accendevi, sentivi partire il circo equestre, ma poi alla fine dovevi togliere tutto, perché sennò non si capiva niente. Però è veramente interessante. Poi, se considerate che io l'ho trovata a 250 euro usata, e insomma, si può usare per un sacco di cose. Quindi spero vi sia piaciuto il video. Io faccio questi video perché voglio portarvi proprio questo mio pensiero, cioè che le tastiere belle non sono quelle che hanno campionamenti enormi, sono quelle che suonano bene, che hanno una personalità, hanno senso, hanno un motivo di esistere. Quindi insomma, ci si può innamorare anche di uno strumento che magari non è il top, ecco. Spero vi sia piaciuto, iscrivetevi, campanelle, cose, tutto quanto. E adesso ci vediamo la prossima volta, ho una bella sorpresa in ballo, due sorprese. La prima arriva a breve. Vi saluto amici miei, è stato come sempre un piacere. Ciao ciao.